questa bellissima sala che è il luogo degno, la cornice più bella per ogni inaugurazione della nostra UNIRIT. Siamo arrivati, eccellenza, al 15° anno e il sindaco di Cagli ci offre ogni volta la possibilità di manifestare il nostro avvio nella sala cosiddetta degli stemmi all'interno del palazzo pubblico. Mi manca qualcuno qui, Mazzacca, dove è andata a finire? Alberto, mi manchi tu, quindi pensavo che eri vicino a me. Oggi 6 novembre apriamo questa conversazione, abbiamo un ospite illustre e io mi limiterò a dire pochissime cose, tanto avrete occasione di risentirmi durante il corso che si aprirà da lunedì in poi nella scansione del lunedì e del giovedì alle ore 16 presso l'aula magna della scuola Michelini Tocci. Però non posso fare a meno di pochissimi secondi per poter ringraziare tutte le autorità scolastiche, civili, militari, dell'economia, dell'imprenditoria per la loro presenza e per alcuni anche per averci dimostrato affetto, fiducia e sostegno, gli imprenditori che vedo alloggiati laggiù in fondo ma che sono vicino a me con le loro espressioni di calore e di affetto, perché assieme alla Banca Toscana questa sera apriremo con un simposio, un piccolo rinfresco oppure un semplice aperitivo. La Banca Toscana ogni anno ci offre questo avvio e di cui siamo felicemente grati. Alle autorità militari le mie espressioni di affetto e di solidarietà, soprattutto da rivolgere al generale Conforti, che fa dei beni culturali un rocambolesco recupero di tutte quelle opere che purtroppo vengono smarrite sia nel territorio nazionale che trasmesse anche altrove. Per fortuna abbiamo avuto ministri e assessori che si sono impegnati e dati da fare, pertanto anche a Cagli, ecco perché cercavo Mazzacca unicamente al sindaco Domenico Paffi, hanno fatto un intelligentissimo recupero di un'opera che si trova qui nelle adiacenze di questa sala, nell'aula della Giunta, con un passaggio tra l'Italia e l'America. Anche Mazzacca e l'assessore Mazzacca e il sindaco Paffi sono stati gli intermediari quest'anno per questo momento in cui ci ritroviamo, perché io ho avuto una pausa di allontanamento e quattro fra i miei collaboratori si sono impegnati per realizzare un programma veramente intenso e di grande valore contenutistico. Mi permetto di dirlo quest'anno, questa cosa preziosa che loro hanno realizzato, perché io non ho messo le mani e pertanto io mi compiaccio dei miei collaboratori che sono riusciti a un intento veramente alto, di grande qualità.